8.000 metri quadrati di superficie su due piani, 400 professionisti della sanità tra medici, infermieri, tecnici, operatori sociosanitari e 130.000 accessi stimati all'anno. Sono i numeri del nuovo Trauma Center dell'ospedale di Careggi a Firenze, alla cui inaugurazione ha partecipato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che ha tagliato il nastro con la ministra della Salute Beatrice Lorenzin, con il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e l'assessore al welfare Stefania Saccardi. 11.324.000 euro per il nuovo centro che unifica tutte le emergenze e urgenze, compresi i traumi, e che assorbe anche le attività di pronto soccorso ortopedico del CTO, che chiude dopo 50 anni. Una nuova realtà in linea con la modernizzazione della sanità avviata in tutta la regione. La Toscana ha una sanità con strutture nuove. In una città qui vicino, a Pisa, proprio ieri, per chi non lo sapesse, che è una città vicina, a Pisa hanno anche appaltato per altri 250 milioni il completamento dell'ospedale di Pisa. Quindi non è che è solo Careggi, riguarda tutta la Toscana. Novità che riguardano anche le tecnologie. Al piano inferiore del padiglione sono 3.700 i metri quadrati dedicati al trauma e alla bassa intensità e al codice rosa, con 12 box visita, due sale gessi e nuovi strumenti per risonanza magnetica, ecografie e radiodiagnostica, per portare Careggi ai livelli dei maggiori ospedali europei. E per la prima volta dopo tanti anni, da quando è nato il CTO, per la prima volta abbiamo un pronto soccorso unico che non distingue tra traumatologia e tutto il resto. Oggi si potrà venire in un pronto soccorso che è attrezzato per affrontare tutte le problematiche di salute delle persone, dalla traumatologia in là. Al personale sanitario impiegato nel Trauma Center è arrivato il ringraziamento della ministra Lorenzin e del premier Gentiloni, che ha garantito l'impegno del governo a non fare passi indietro sulla sanità pubblica. E io di questo vi posso assicurare, con me il ministro Lorenzin, che l'impegno del governo a migliorare la qualità del nostro sistema sanitario, che è già una qualità di avanguardia in molte parti del paese, in particolare qui in Toscana, è un impegno che c'è e che rimarrà. Su questo non facciamo passi indietro. Al primo piano del padiglione saranno anche allestite entro l'autunno 14 sale operatorie, tre delle quali definite ibride per la presenza di attrezzature chirurgiche e angiografi di ultima generazione.